Gamble nelle mani di Barkowski, che osserva l'uscita di Bellinelli. Fantastico l'asset per Gamble, che si difende proteggendosi con il fest. Sokolowski ribalta per Akele. Abbas può guidare la transizione. Markovic di nuovo da Abbas, lo scarico in angolo. Bellinelli con chilometri, impossibile che sbagli. Alibegovic letto da Sokolowski, che anticipa Bellinelli e va a schiacciare il nuovo vantaggio trevigiano. Alibegovic consegnato a Teodosic, chiuso da Viltera. Gran taglio sulla linea di fondo da parte di Bellinelli. L'ultimo tiro del quarto dovrebbe essere a disposizione della Virtus. Viltera cambia contro Teodosic, che lo semina e oltre al canestro trova il libero. Fa partire la giacca Menetti. Ma è interessante capire se effettivamente abbia qualche fastidio. Imbro ci riprova da lontano. Seconda tripla in fila. E le rotazioni di Georgevic. Qui perde la palla Imbro. La recupera Paiola con l'aiuto di Hunter. Rimorchio di Gamble. A due mani sopra il ferro. Imbro. Stavolta dice passiamola questa palla. Gran finta di Sokolowski, costretto a tirare Lockett. Beh, lo costringessero più spesso. Tutti i corpi della Virtus a dare fastidio, a non lasciare un tiro pulito e poi il controllo del rimbalzo. La palla di Teodosic per la schiacciata di Gamble, più 7 Segafredo. Erano tutte e tre dall'altra parte, quindi non fare del tutto. Sokolowski ci prova da 3. Altra bomba che tiene in piedi Treviso, 9 su 17. Dato su cui Georgevic insisterà sicuramente durante l'intervallo. Logan chiuso sulla linea di fondo, torna indietro tenendo via il palleggio, poi riaccelera, sbaglia, anzi no! Il pallone si accomoda dopo ferro e tabellone, poi torna da Bellinelli, gioco a due che si materializza e Ricci con mani morbidissime, il leggero fade away, firma il più 8. Ancora Logan chiuso da Paiola, ma c'è l'assist di Russer per Mekovulu, che continua a esercitare pressione. Ancora una volta arriva dal lato debole a bassa, rischia il fallo in attacco. Paiola da 3 a bersaglio e allora più 9 di nuovo. Gamble riceve il pallone, lo riconsegna a Paiola, raddoppiato. Poca pressione sulla palla, non pronto sulla ricezione, mette un attacco perfetto. Bravo Paiola, bravo Bellinelli. Gran palla di Killo, schiacciata a terra per Lockett. Imbro nelle mani di Logan. Serve uno show da parte di David Logan. Lo sa anche lui, tripla. 17 abbondanti di media nel nostro campionato, nel quale è stato quello che ha segnato più triple. L'assist di Teodosic per Hunter. 3 secondi, 7 decimi per la Virtus. Teodosic si fa riconsegnare il pallone, Hunter anticipa la sirena, ancora una volta la paura dell'esterno. Gamble era partito bene, ma primo palleggio gli vede sfuggire il pallone dalle mani, allora Russell ne approfitta a tutta velocità, meno 12, timeout Georgevic, 3 minuti da giocare. È stato costruito anche bene, perché il quarto di campo di Logan l'ha sfruttato nel migliore dei modi, invece sfrutta benissimo la Virtus, palla in post basso. 91 a 72 e il punteggio a tabellone